Ciao Tessa, intanto benvenuta a Firenze. Grazie mille, sono contenta di tornare nel capoluogo della regione dove sono cresciuta, che è sempre straordinaria. Senti, sei legata da molto tempo con Oxfam, quindi conosci bene quelli che sono i progetti. Cosa ti affascina di più anche nel messaggio che tu riesci a inviare al pubblico? Di Oxfam mi piace tantissimo la modalità con cui porta avanti i progetti, perché sono progetti estremamente concreti che permettono alle persone di migliorare la propria vita. Oxfam non regala pesci, ma insegna a pescare alle persone, e questa è la cosa più importante, soprattutto nel sostegno alle donne che hanno un ruolo fondamentale in tutte le società, in particolar modo in alcuni paesi diciamo più problematici. Aiutare una donna significa veramente aiutare il tessuto sociale e permettere al tessuto sociale di rinascere, di superare le difficoltà. Ecco, tu incarni anche la donna nelle attività domestiche, insomma si riconoscono ormai in te ed hai questa semplicità, questa capacità di far avvicinare le persone a te. Da questo punto di vista è più facile inviare un messaggio, arrivare nelle famiglie, lì dove magari serve poi che si intensifichi? Penso di sì, soprattutto con la cucina, perché la cucina è il luogo, se vogliamo, più tranquillo della nostra vita, dove una persona si lascia più andare, e tra l'altro è anche il luogo che può cambiare il mondo, perché la cucina fatta in un certo modo è sostenibile sia dal punto di vista ambientale che sociale, fatta in un altro diventa altamente impattante. Se facciamo il calcolo dell'industria agroalimentare nel suo complesso, ci accorgiamo che è la cosa più inquinante e impattante che esista sul nostro pianeta, più dei trasporti, eppure sembra impossibile. Questo perché? Perché utilizziamo prodotti che arrivano dall'altra parte della terra, prodotti non biologici, prodotti in serra, tantissimi surgelati e congelati, prodotti non sani per l'ambiente e per la nostra salute. Se cambiamo modo di cucinare, più che di cucinare, sì, modo di fare la spesa, perché quel che conta è scegliere un prodotto piuttosto che un altro. Le banane vanno acquistate solo se biologico e ecosolidali, altrimenti hanno un alto impatto ambientale e sociale. Ecco, facendo tante piccole azioni come questa si cambia il mondo. Ecco, quindi le buone abitudini, soprattutto in cucina, forse partono proprio dalla cucina, come giustamente dicevi. Sei qui anche per presentare un libro. Ecocentrica è un libro dove ho raccolto tanti suggerimenti per tante piccole azioni della quotidianità che ti permettono appunto di cambiare il mondo. Ci sono due capitoli proprio dedicati alla cucina, per raccontare quello che c'è dietro ogni prodotto e per poter consigliare di scegliere quello più giusto per la salute, per l'ambiente e anche per il gusto, perché di solito ecologico è anche più buono. Tessa, ti ringraziamo, ti diciamo a questo punto in bocca al lupo per quello che starei per preparare, e grazie ancora anche per il messaggio che invii ogni giorno. Grazie a voi.